Alve, tra l'altro è 50, capito, per rubarti i soldi, guardalo lì. Lo vedi il palo? Sì. Tu spiegami come fai ad andare a 50 su sta statale. E poi dimmi che non l'hanno messo solo per rubare i soldi alla gente. Ah, dimmelo. Si meriterebbero che nascondi la targa, guarda. Comunque se non lo sai ti fottono alla grande. Capisci di essere vicino al mare quando vedi la gente in infradito? Non è vero. Cosa? Che lo capisci da quello? Sì. Che si schiatta. Salve! Attenzione. 34 gradi. Mamma mia, sto morendo. In fila per 6 col resto di 2. Comune di Pontremoli. Ecco qua, occhio perché sono sicuro come l'oro. Ma che poi Pontremoli non è in Liguria? Boh, abbiamo già cambiato provincia un'altra volta. Luna, raccontaci le tue sofferenze. Mi fa male le spalle, mi fa male il culo. Stiamo andando a 50 all'ora, quindi mi viene sonno. Ho caldo. Basta? Basta. Ok. Ma vuoi anche entrare un po' più nei particolari o proprio rimaniamo così generici? So. È una sofferenza. Spegni la GoPro. Hai schiacciato il tasto sopra e si è spenta. Sì. Bene. La Sony no, eh? No, lasciate accesa. Qua sono sicuro che sono sui pali. È proprio la statale che mi ricordo, l'abbiamo già fatta. Ma quando? Forse con tuo zio e sicuramente anche una volta in macchina. Flashback. Un altro autovelox. Possibile autovelox in vista. Eccolo qua. Cioè basta autovelox, veramente un altro. Ma un altro. Oh, veramente. Ma siete seri? Volevano fregarci. Se passate di qua andate piano perché c'è il limite a 50. Ed è veramente un attimo a prendere una bella mazza tra le chiappe. End of flashback. Sono più sicuro di questo che del fatto che mi chiami Eros. Alve, tra l'altro è 50, capito, per rubarti i soldi, guardalo lì. Lo vedi il palo? Sì. Tu spiegami come fai ad andare a 50 su sta statale. E poi dimmi che non l'hanno messo solo per rubare i soldi alla gente. Ah, dimmelo. Voglio sentire che lo dici. Per far attraversare meglio le persone. E per far cosa? Per far attraversare meglio le persone, se vai piano. Ma metti un semaforo con l'attraversamento pedonale, non metti un autovelox. Il semaforo te dici, con l'attraversamento pedonale non ti fa incassare niente. E più avanti c'è un altro. Comunque se non ci fossi stato davanti io? Se non ci fossi stato davanti tu, sarei rimasta a casa. Salve, ma sei per dire fossi stata davanti tu in questo frangente? Non so, boh. Sempre discorsi molto profondi e pieni di significato. Cioè, tutta 50. Ma perché ce n'è un altro? Sicuro, me lo ricordo. Non so, questo non mi ricordo esattamente dov'è, quello me lo ricordavo che era proprio là. Guardalo lì. Lo vedi? Sì. Si meriterebbero che nascondi la targa, guarda. Comunque se non lo sai ti fottono alla grande. E per quanto dura il raggio? No, vabbè, è finito, madonna, solo quando passi là sotto. Salve! Boh, Luna non saluta neanche più. No.
Guarda che adesso ti lascio indietro e vado da solo, eh. Ma ancora? Non puoi non interagire in questa maniera. Su un po' di interattività. Ma ce ne saranno ancora? Ma io non mi ricordo. Adesso non mi ricordo, sono sincero. Quelli me li ricordavo. Comunque tutta 50. Considerando che quelli dietro non ti superano. Non lo so, troviamo un argomento. Un argomento di cui parlare. CrossFit. Allora, non abbiamo ancora parlato. Praticamente a febbraio abbiamo iniziato a fare CrossFit. Perché... Dai, raccontalo tu, almeno parli un po'. Ah, ti trovo l'argomento e poi non parli. Allora, che sofferenza. Comunque posso dirti, minchia, guarda che sei pesante, eh. Cioè, viaggiare con te è come viaggiare con un bambino. Cioè, va bene la sofferenza, ok, ma cioè, anche io non è che sono un fiore. Però su un po' di atteggiamento positivo. Ah, dobbiamo fare tutto il viaggio così, mi sparo nei c***o. Cioè, dai, su un po' di vitalità. Dai, porca puttana. Stiamo andando giù a trovare la tua famiglia? Cioè, devi avere sto atteggiamento di merda. Anche io ho caldo, anche io sono stanco, anche io male al culo. Però, su un po' di positività. Ci sono gli autovelox, sei una merda, lo sapevo già. Meno male che ci sono davanti io che lo so. Almeno sono andato piano, basta, dai. Cerca di cambiare un po' mood, perché, cioè, santo Dio, sei pesante, eh. Dai, racconta perché abbiamo iniziato a fare CrossFit. Ma perché ci eravamo un po' rotti dalla palestra, che era sempre le stesse cose. Poi quando ci siamo trasferiti in provincia di Como, la palestra era abbastanza piccola e quindi all'orario della sera, che era quello più gettonato, non si è riuscito proprio a fare niente. Quindi niente, abbiamo provato e ci è piaciuto. Adesso stiamo portando avanti. Da 6 mesi ormai? Sì, 6 mesi. Facciamo ancora abbastanza schifo, però poi alla volta stiamo migliorando. Vabbè, pian piano. Sì, beh, pian piano ci sono stati dei miglioramenti. No, vabbè, siamo bravini, cioè. C'è gente che lo fa da più tempo e fa più schifo, quindi... C'è gente che lo fa da molto più tempo. Quindi... Ma infatti gli siamo antipatici. Non è vero, dai. Un po' sì. Ci mancano le skill più difficili, tipo camminare sulle mani, tipo fare double under, tipo fare un peso decente di snatch. Sì. Però è divertente, cioè ti dà la carica. Palestra era diventata noiosa. Unisce un po' di cardio anche a un po' di pesistica, cioè è un po' più variegato, cioè ginnastica, sollevamento pesi, cardio. No, molto bello, ci divertiamo. Vabbè, direi che possiamo spegnere anche la Sony, che tanto non è che ci sono ste emozioni eclatanti. Sì. 1 hour later. Dopo aver attraversato i 2 paesi con più abitanti che autovelox, penso, di tutta la provincia. No, ovviamente è più autovelox che abitanti. Hai ragione, più autovelox che abitanti. Ho detto il contrario? Sì. Il caldo mi sta dando la testa. Adesso in teoria dovremmo iniziare ad andare sulle colline, dove si spera che scenda la temperatura, visto che adesso segna 37. Luna, vuoi darci un aggiornamento sulle tue condizioni? Ma se supero la giornata è già tanto. Non mi sono mai... Penso che... Cioè, dal 2017 con la moto credo che sia il viaggio peggiore. E siamo appena partiti! Appunto. Perché è il viaggio peggiore? È subito così. Ma perché, vabbè, ci sta che ci abbiamo fatto tanti spostamenti per arrivare a qua. Cioè, non è che c'è un obiettivo, sì, che dici, vabbè, faccio un tot di strada di merda per arrivare poi a un... no. Beh, l'obiettivo è fare il bagno in piscina. Che non si potrà perché arriveremo tardi. Ma non oggi, Ferragosto. Ah, vabbè, certo, sì. Non abbiamo ancora detto lo scopo di questo viaggio, l'abbiamo detto? Non credo. Vuoi dirlo tu in questo momento esatto? Allora, lo scopo di questa tortura
che faremo una sorpresa ai miei genitori, che non li vediamo da credo febbraio o gennaio. Eccoci fans, siamo arrivati nel viale, se si vede male questa luce in controluce. Questa modalità notte dei video è un po' troppo accentuata. Ma che c***o che abbiamo visto? Un bagno in piscina? Ma la mamma sa che sei qua? Non sa nessuno. Ma siete seri? Che sorpresa. In moto. Con due moto? Con due, con due. Con la tua. Moments later. Noi, fino un secondo per favore. Vieni qua, dai. Secondo solo che ho bisogno. Ma che due detti, ma sei fuori? Ciao brutta, adesso sei arrivata? No, alle 8. Sì, bello, carino, non c'era montaggio, cioè non c'era nessuno praticamente, a parte ci stanno scendendo tutti adesso perché hanno bisogno di mangiare, probabilmente sì. Infatti probabilmente non si sentirà niente di questo video.